mettiamo dentro, cioè dall'altra parte del bagno praticamente. Sta attento. Per cortesia, potresti abbassare quell'arma per un minuto? Perché? Scusi, mi spieghi. Ah. Credi che sia una bambina quella là sotto? Non farti fregare. Ora è una sorellina. Hanno preso e trasformato una dolce ragazzina in un mostro. Qualunque cosa tu abbia imparato in superficie su ciò che è giusto e sbagliato, beh, non ha valore qua giù a Rapture. Quelle sorelline trasportano l'Adam, il materiale genetico che olia gli ingranaggi di Rapture. Tutti lo vogliono, tutti ne hanno bisogno. C'è qualcosa là? Sembra di no. Porca vacca. Dubito, che la pistola faccia molto, però. Meno male se n'è andato, eh. Evolver e munizioni. Qui. Non sei qui, vero? Perché c'è solo una chiave inglese, una pistolina. Ma che non c'è niente. No. No, va bene, va bene. Aperto. Si è scritto un po' male. Camera della vita, bene. Wei, wei. Non ci provi. Ma muori. Oh. E niente, non mi dà niente, maledetta. Ah no, ho capito, sì, quando è vuoto si carica da solo. Ecco, io prima di ricaricarlo aspetterei che è vuoto, così non lo spreco. Sì? Poi, ottimo, c'è uno nell'acqua. Due, non l'avevo visto l'altro. È una donna, sì. Bene, lasciami esplorare un attimo e sono subito da voi. Ah, c'è un cadavere, dove? Ah, sì, ma no, non ho visto. Qui non c'è più niente. Questo qua, niente, giustamente. Quanti? 6 di 16. No, teniamo la chiave inglese, vediamo. Non mi va di sprecare colpi. Questi. $33 e un kit. Bene. Bene, bene, bene.
salviamo. Si sa mai, eh. Adesso vado giù. E... oh, voglio vedere. Tanto se c'è qualcosa. Buongiorno Retto. Ah no, bollettino di oggi. Ah sì, quello so. Padiglione medico. E no, io devo andare. E qua? Ah, i bagni. Sbucherà qualcuno nel bagno? Bende, direi che mi servono. Incrementano la salute. Lavandino. Qui kit medico, che è al massimo. Ma io, ok, e lo prendo. Perfetto. Ah, ho fatto il giro. C'è nient'altro? Sembra di no. Va bene, proseguiamo. Qui? Ah, no, questo non lo prendo, non ho bisogno. Non ho bisogno del whisky. Beh? Allarme di sicurezza in corso. Ah, sì, sì, venite, venite. Da lì. Bravi. Opla. L'avevo sentito, ma muori. Altri? Altri? Sembra di no. Che cavolo è? Bravi. Poi? Oh, un attimo, fatemi vedere. Pallettoni, nient'altro qui, basta. Va bene, me ne vado, dai. Cristo, sei intrappolato! Provo a bypassare l'uscita da qui! Dunque, dimmi, amico, quale delle agenzie ti ha mandato? Il lupo del KGB o lo sciacallo della CIA? Dimmi, Rapture non è una nave affondata da saccheggiare. Andrew Ryan non è un tipo eccentrico che si fa prendere a schiaffi dalle ingerenze del governo. E con questo, addio. O da sfidare, come preferisci. No, ma anziché fare tutto sto casino, potevi chiedermelo, no? Da dove vengo, eh? Ora, uno mi apra, mi apra. Mamma mia. Oh. Per il momento salvi, eh. Ora hai conosciuto Andrew Ryan, il maledetto re di Rapture. Adesso prova l'accesso di emergenza. Beh, vorrei conoscerlo di persona, vedi cosa gli faccio, eh. Va bene, qua non c'è niente. Premi, ah, per le missioni. Vabbè. Ok. Ok.
Il parassita odia tre cose: i liberi mercati, la libera volontà e i liberi intelletti. Gente, te lo garantisco. Dove c'è che parla questa? E gira. E ci vediamo. I robot di sicurezza girati sono amichevoli e attaccheranno soltanto i tuoi nemici. Come si aggira? Rivela le piastre nascoste selezionandole premendo A. Una volta rivelate puoi scambiare le piastre premendo nuovamente A. Piastra semplice fa muovere il flusso in avanti a velocità normale. Curva. Le piastre curve costringono il flusso a cambiare direzione a normale velocità. Le piastre acceleratrici aumentano la velocità di flusso. Se possibile evitarne l'uso. Le resistenze rallentano il flusso facendoti guadagnare secondi preziosi per completare il giramento. I sovraccarichi provocano un cortocircuito che genera una scarica elettrica molto dolorosa. Evitarne l'uso a tutti i costi. Le piastre d'allarme interrompono il giramento e fanno scattare il sistema di sicurezza. Ah, bene. Proviamo. Scopri. Trova i segmenti di tubo scoprendo le piastre nascoste. Scambia i tubi. Prendi i tubi e scambia tra loro per creare un collegamento. Forma una catena fino al tubo d'uscita. Guida il flusso del metallo liquido fino al tubo d'uscita. Questo nuovo circuito riprogrammerà la macchina con gli effetti desiderati. Allora, qui inizia da qui e devo portarlo lì, ho capito. Quindi scopriamone il più possibile. Poi questo, no, questo qua, sì, giusto. Poi direi che mi serve questa. Ok, giù. Poi questa. È fatto. Ci sarà un modo. Ah, ecco, sì, per accelerare. I robot di sicurezza girati sono amichevoli e attaccheranno soltanto i tuoi nemici. Ok. Oh, qui c'è un robottino. Ma dov'è che devo andare? Ah, distributore. Ah, acquista oggetti. Sarà tipo il venditore. Presso il distributore per acquistare vari oggetti, da cui munizioni, kit, medici e div. Ciascun distributore offre una differente selezione di oggetti. La maggior parte dei distributori contiene gli oggetti che possono essere rivelati solamente eseguendo un giramento con successo. Inoltre, così facendo, tutti gli oggetti costeranno meno. Ah, ok, quindi aggiriamolo. Allora, scopriamone il più possibile. Aspetta, adesso qua mi confondo subito. Ok, bene, ho allungato un attimo il tempo. Su di là, su ancora. Poi mi serve uno così. E l'ultimo? No, me ne serve uno dritto, ecco. Boh. In caso di aggiramento, nuovi oggetti disponibili e prezzi ridotti. Tesoro, ne servono. Allora, kit medico, vodka, no, proiettili, pallettoni. Ah, ho preso i pallettoni elettrici prima. No, ma non prendo niente, cosa prendo lì? E vediamo, qua c'è qualcosa. Tieni premuto. Il dottor Steinman dice che mi dimetterà oggi. Ryan non è mai venuto a trovarmi dall'attacco di Capodanno, neanche una volta. Ma il dottor Steinman è stato molto premuroso. Mi ha detto che una volta rimosso il tessuto cicatrizzato mi rimetterà a posto. Mi farà più bella di qualunque ragazza abbia mai visto. È proprio dolce e molto interessato al mio caso. Ma devo andare su o di là?
Ah no, su è chiuso. Allora devo andare di là. Va bene. C'è niente. Andiamo. E quello sarebbe un filetto. Oh, se l'avessi servito in uno qualsiasi degli alberghi rispettabili di New York. Vai lontano, che pazienza. Dai, dai, sparali, sparali. Bravissimo. Maledetto. No, lo manco. No. Vieni qua. Vieni qua. Muori. Muori. Ok. È andato dall'altra parte. Ah, il caffè. Ho preso il caffè. Qui? Ah, ma la pistola l'ha fatta cadere. Allora forse prima potevo raccoglierle le armi. Vabbè. Ormai. Dov'è il mio robottino? Eccolo lì. Qua c'è qualcosa. Non si apre. Ah, devo tirare. Aspetta, aspetta, devo tirare la leva. Finiamo di esplorare, infatti. Aspetta, Ryan e Adam. Adam e Ryan. Tutti quegli anni di studio. Ma ero davvero un chirurgo. Prima di conoscerli, andavamo avanti a colpetti di bisturi e di moralismo spicciolo. Sì, potevamo togliere un foruncolo di qua e limare un naso a becco là, ma eravamo realmente in grado di cambiare qualcosa? No, ma l'Adam ci dà modo di farlo e Ryan ci libera dalla falsa morale che ci frenava. Cambia aspetto, cambia sesso, cambia razza. Il corpo è tuo. Fanne ciò che vuoi. Chissà che questo non è tanto a posto. Allarme di sicurezza è in corso. Accesso limitato temporaneamente. T'ho visto, t'ho visto. Se vuoi usare l'accesso di emergenza, ti serve la chiave del dottor Steinman. È lui a capo di questo posto. Ma non aspettarti che te la dia per pura cortesia. Steinman non è quel tipo di persona e, francamente, non sono neanche sicuro che sia ancora umano. Ho intuito qualcosa, ti ho visto, maledetto. Dite al ministro che dovrà aspettare. Ti vedo. Tira a piedi! Aia, aia. Illegale! Aspetta, robottino. Oh! Sai che il robottino mi ha colpito, però. Sì, infatti sei un po' ingombrante, Un mitragliatore. Ah, ecco. Sì, sì, ma... No! Colpiscono! Aspettate, scusate. Allora, perché non me la seleziona? Ok. Proviamo la pistola, dai. Dov'è il robottino? Oh, madonna. Te. Oh. Dove sei sbucato? Dove sei finito? Ce ne sei una, ce n'è un altro. Procedure standard. Maledetto. Ok. Ne ho visto un altro. Eccolo là. Non durerà a lungo. Aspetta. No, non dovevi colpire il robottino. Dove sei? Oh,
peso in testa. E lo so che magari mi faccio colpire, però preferisco perdere un po' di vita e essere preciso piuttosto che sprecare colpi, anche perché vedo che sono piuttosto limitati. Allora, teniamo ancora. Ok, la mitragliatrice però non è che mi piace tanto. Preferirei un bel fucile a pallettoni se possibile. Ah, qua potevo andare giù da qua. Vabbè, fa niente. Ma adesso lì non c'è niente. Ok, qua ho preso tutto. Quindi devo andare di qua. Va bene, va bene. Ciao Mary, vai alla partita stasera? Ho sentito che giocano i Ryan's Raiders. No Jim, non è sicuro. Non hai sentito? I bambini di Atlas sono dappertutto. Ehi, ricorda cosa ha detto Andrew Ryan. Se lo fai vincono i bambini. Porta la tua famiglia a Fort. Non c'è niente. Hai promesso la bellezza, Stephen! Hai promesso la bellezza! Guardami ora! Guardami! Beh, non si apre. E devo andare di qua. Ah, madonna, mica visto. Tieni gli occhi aperti per Steinman. Quel bastardo ha messo su bottega nell'ala di chirurgia. Per trovarlo basta seguire il sangue. Oh, vedo, vedo. Ah, c'è scritto. Non ho capito. L'inglese lo so, ma non al 100%. A boy non so cosa vuol dire. Mamma mia. Gladam presenta nuovi problemi per i professionisti. Migliorando gli strumenti, gli standard si elevano. Una volta per essere contento mi bastava togliere un paio di verruche o trasformare un fenomeno da circo in qualcosa di presentabile alla luce del sole. Ma erano altri tempi. Quando ci arrangiavamo con quel che c'era. Ma con l'Adam, la carne diventa creta. Quale scusa abbiamo per non modellare, modellare e modellare finché il lavoro non è finito? Salviamo un attimo. Ok. E qua, secondo me qua c'è qualcuno. Oh madonna. Come lo supero? Dovevo correre. Io però la girerei, non la voglio distruggere. No. Mamma mia. L'ho preso. No, che mi spara. Che bordello. No. No. Ah. Oh. Madonna. Cavolo. Ah. Qua. Ok. Oh. Qua proprio non avevo capito niente. C'è qualcuno? Ero un po' confuso in quella zona, Proviamoci. Poi il fatto che non. Oh! Che avevo visti. Il fatto che non posso correre. Mi sembra di non correre anche così. Ok. Allora. Ah, si può mirare. Sì, però insomma. Okay. No, io volevo aggirarla quella torretta. Perché potrebbe rivelarsi molto utile. C'è sensori proprio di movimento,
Oh, io ci provo, Maledetta. Oh, e una è andata. No. Kit medico. Adesso devo colpirla. Ok, prendo la mira e sparo. Oh, è andata bene. Peccato che ho solo un kit di Eve e questo non va bene. Madonna, non posso neanche. Via. Aia. No, c'è qualcuno. Aspettate. Prego. No. Ehi. Tesoro, la medicina. Fide. Serve subito. La medicina. Mira di merda. La devo paralizzare. Ok. E sparare in testa. E adesso me ne è rimasto uno. Io quella però la voglio girare. Un kit. Sega. Ma che è? Oh. Oh. Ok, ce l'ho fatta. Vai veloce, veloce, veloce. E ciao. Allora. Così va bene. Andiamo di qua. Scopriamo il più possibile. Così. Tac. Ok. Qua. Ah, questo ce l'avevo già. Dritto, dritto. Me ne serve uno. Vedete che non c'è. Ah no, ce n'è uno, va. Culo. Bene. Dobbiamo seguire. Oh, grazie. Anche in questi tempi. Sì, piccola vagabonda. Ho detto che si rivelava molto utile. Però solo mi conviene cambiare arma. Perché ho pochissimi proiettili. Vediamo se qua trovo qualcosa. Sulla superficie, il parassita si aspetta che il dottore lo curi gratis. Si aspetta che il contadino lo sfami per pura carità. C'è ben poca differenza. Il depravato che si aggira per le strade in cerca di una vittima da violentare per il proprio grottesco spasso. C'era anche là una torretta. E quante ce ne sono? Mi sa che qua devo fare il giro. No. Oh, madonna, pochissima vita. Giriamole tutte, giriamole tutte. Che serviranno. Allora. Così. Sì, beh. Anche così. Dove sei? Qua. Così. Poi così. Ok. Beh, ci sono quasi. Quello va bene, ma no, eccolo qua. E vai. Oh. Però non ho più Eve. Merda. Quindi tanto vale tenere. Sì, posso comprarlo, so, però insomma, i soldi vorrei usarli per qualcosa, no? Il più importante dei kit. Però intanto dai, ho girato due torrette, quindi ottimo. Fatemi vedere qua si trova qualcosa. Qua non ho esplorato bene. Oh, ma quanti siete? Vai, vai, uccidilo. Muori. Muori. Vai, stai fermo. Brava. Ottimo, direi che gli... è quello? Li attiro tutti qua. Va bene. Proseguiamo.